Io direi che possiamo cominciare il dibattito anche tra i relatori. Prima vorrei dare la parola a Pierangelo che aveva qualcosa da dire. Volevo intervenire anche a nome del coordinamento perché insomma, sono dentro all'organismo direttivo e quindi mi sento di intervenire per la parte che riguarda il volontariato. Bene, io volevo fare alcune considerazioni in ordine a questa pubblicazione. Allora, volevo fare alcune considerazioni in ordine ad un lavoro che è stato fatto nel 2009, un progetto che si chiamava La condizione abitativa dell'anziano a Castelfranco, progetto è stato finanziato, ricordo, dal Centro Servizi del Volontariato di Treviso, durato 2 anni, con il patrocinio dell'allora amministrazione comunale di Castelfranco e coordinamento del volontariato della Castellana, in cui hanno collaborato volontari dell'Auser, che era capofila, e della Consulta della Terza Età, delle organizzazioni sindacali e altro. Per carità, la statistica non è il Vangelo, però sarebbe bene leggere ciò che esiste a Castelfranco, i cittadini come vivono. Quindi anche sulla questione dell'edilizia abitativa, quando si legge che il 61% degli anziani circa è, perché rispetto a 2 anni fa probabilmente il dato è anche un po' cambiato, non credo molto, sono proprietari di una casa, però ricordo che il 61% di quelle persone lì, proprio perché prima si parlava del fatto che le case, tante case sono state riscattate, fanno parte di quel patrimonio che è stato costruito dal allora IACP, no? Non solo, ci sono cittadini come il sottoscritto, ma altri che hanno avuto la possibilità con l'edilizia convenzionata e con la costituzione delle aree PEP, cosa che ahimè negli ultimi anni non è stata fatta, e questo a me fa parecchio arrabbiare, perché questo non ha dato risposta a cittadini che avevano la possibilità forse di costruire e sono andati in mano, sapete bene, al libero mercato, all'immobiliare, e hanno strangolato in questo periodo persone che hanno mutui da pagare. Questa è la realtà vera. Quindi, qui dico 61% proprietari, gli altri chi sono? Sono cittadini che oggi pagano un canone, probabilmente sono in affitto, tra privato e IACP, che qualcuno sì, starà pure in qualche struttura protetta, parlo della casa di riposo, ma rappresentano un 1% della popolazione di Castelfranco, ma che comunque deve far riflettere rispetto a una fascia di popolazione che oggi è in affitto. Parliamo di persone anziane, ripeto, non è un dato, è un dato di una fetta della popolazione. Quindi io invito un attimo a pensare le scelte che noi vorremmo fare nei prossimi anni. Io so che io faccio parte della Consulta della Terza Età, sono un rappresentante, io so che in questo ultimo frangente, proprio perché c'è la crisi economica, ci sono cittadini che vanno a chiedere contributi per pagare l'affitto al comune.